Esatto! E dove l'hai messo? E come non ne abbiamo più? Ma dai, non è possibile! Vabbè. Sì, esatto. Va bene, dai, chiamo la casa farmaceutica. Ok, ciao. Salve, sono Gualtiero, dalla farmacia. Sì, attendo. Marco, ciao, sono Gualtiero. Sì, stavo cercando. Sì, un farmaco. Come facevi a saperlo? Tutto quest'ordine mi dà sui nervi. Non riuscivo a trovarlo e ho pensato di chiamarti. Sono in magazzino. Sì, ho sceso le scale e ho girato a sinistra, è chiaro. Mia mamma mi diceva sempre che. Sì, però non interrompermi quando parlo di mia madre, va bene? Mia mamma è speciale. Farmaco, magazzino 1009, farmaco, il magazzino 1009, 1009, 1009! Devo sforzarmi di pensare e ripercorrere i miei passi, come farebbero le fate. Tic, no, 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 no. Toc, tic, toc, tic. Ieri, ho aperto la farmacia con Marco. Sì. Mamma mi diceva che chi trova un amico trova un tesoro. Rispondi, Anna! Sei tu un tesoro. Non volevo recarti in disturbo. Avevo solo voglia di sentire la tua voce. La tua dolce voce. È un peccato che non possa sentire anche il tuo profumo attraverso il telefono. Profumi ancora di mare. Va bene, quindi mi sei sicuro? No, ti stai sbagliando di grosso. Pensi di conoscermi? Tu non sai niente di me. Tu non sai niente di mia madre, non sai niente di quelli che mi stanno attorno. Tu non sai niente! Tu non sai niente, capito, brutta stronza! Ma chi ti credi di essere? Mi chiami così in generale per pretendi che io stia qui ad ascoltare le tue stronzate! Anna, fammi un favore. Cambia farmacia. Cambia farmacia, non farti più vedere. Non farti più vedere e non chiamare più, capito? Gualtiero, sempre pronto a curare.